ragazzi, benvenuti a un nuovo What the Fask, il format dove leggo le domande che mi fate su Ask. Quindi è inutile che commentate i video di YouTube con l'hashtag What the Fask, perché non le leggo, leggo solo quelle che mi arrivano su Ask. Per continuare a vedere i miei video, cliccate sulla campanella così rimanete aggiornati, non ci sentiamo, perché sta uscendo un botto di roba ultimamente. What the Fask! Quindi partiamo subito a bomba con le domande di Ask. Ma se porto una porta con più parti al porto, quante parti riporta porto al porto? Almeno due, al minimo due. Sai perché se guardo un cartone giapponese sono tutti d'accordo? Perché è un anime, mi sembra giustissimo. Ciao Maurizio, hai mai visto Tokyo Ghoul? E se sì, ti avrebbe fatto piacere doppiare qualche personaggio? Non l'ho visto, quindi non so se mi avrebbe fatto piacere doppiare qualche personaggio. Yo, Mauri! Ti ho visto spesso presenziare a eventi comics cosplay. Volevo chiederti, quando hai iniziato ad andarci? Quando hanno iniziato a convocarti? Hai mai fatto cosplay? Preferisci fiere ad altre? Allora, io ho iniziato con le fiere del fumetto nel 2002, al mio primo Lucca Comics, dove andai in cosplay, tra l'altro in cosplay da Sanji. E diciamo che dal 2002, a parte che non ho mai smesso di andare a Lucca Comics, infatti poco fa c'è stata la mia 17esima edizione, quindi per 17 anni di fila. Ho iniziato quindi nel 2002, 2003, 2004, sempre frequentando varie fiere d'Italia, conoscendo persone. Poi sai, molte delle persone con cui ho iniziato adesso fanno parte dello staff di alcune fiere o comunque le organizzano. E diciamo che la mia crescita professionale è andata di pari passo con la loro. La mia prima gara cosplay l'ho presentata nel 2009 a Palermo, come presentatore insieme a Luca Panzieri, che è il mio socio di palco con cui presento le varie gare. La mia prima gara cosplay è stata nel 2009. Ho fatto tantissimi cosplay. Da poco, di recente, ho ripreso a farne. Ho invitato quello che mi piace al mio compleanno. Mi sto cagando in mano. Ho avuto un'idea malsana? Sì, ma dopo non stringergli la mano, semmai. Non l'avevi capito, eh? Bomba Mauri, ma se il direttore del doppiaggio fa i provini ai doppiatori, chi è che fa il provino al direttore quando oltre a dirigere doppia un personaggio? E come se lo sceglie? Se lo sceglie da solo, se lo dà. Non lo fa il provino. Cioè, il provino viene fatto ai protagonisti. Se poi ci sono altri personaggi e il direttore decide di doppiarlo, se lo doppia, insomma, ammortizza anche i costi. Boom, Mauri, mi reciteresti con la voce di Stitch questa frase? Maria Sole, ti voglio tanto bene, per cui credi in te stessa come io credo in te e andiamo avanti. Grazie, questo credo sia per la tua ragazza, quanto sei dolce e carino. Trombata. Ciao Maurizio, mi chiedevo, ma negli anime o nelle serie TV, quando mostrano scene vecchie o flashback, vengono ridoppiati? Un saluto. Nel 90% dei casi sì, a meno che non siano la puntata precedente, allora magari viene ripreso l'audio perché sia già lì nel progetto. Ma se c'è un flashback di 3 anni fa, chi li recupera più i progetti? Si fa prima a ridoppiarle, ma tranquillamente proprio. Ciao Maurizio, volevo chiederti due cose. Ah, guarda, è arrivata. La prima, perché quest'anno non sei andato in ruolo di ambassador ai cosplay di Vinci per la festa dell'unicorno? Perché nonostante io, Paolo e lo staff di Cotto e Frullato, noi tutti quanti siamo molto amici con lo staff di Vinci, quest'anno purtroppo non siamo riusciti a organizzarci da entrambe le parti per questioni di impegni e altre cose, però chissà, magari torno l'anno prossimo. La seconda, se su Prozis, su codice sconto... Ah vabbè, questa è qui... No vabbè, vaffancancellala questa. Claudio, vaffancancellala. Mauri, tornando al discorso di adattamento del doppiaggio italiano, che ne pensi della versione italiana di One Piece, in particolar modo perché Luffy è diventato Rubber? Allora, tra l'altro mi sembra di aver capito che molta gente non ha capito cosa sia l'adattamento. L'adattamento non è... Io parlo dell'adattamento dei dialoghi, del doppiaggio, quello è l'adattamento, i dialoghi, ciò che dicono. Il fatto che Luffy sia diventato Rubber è una scelta di chi paga. Se dall'alto dicono questo si chiama Pippo invece che Topolino, succede così. Purtroppo One Piece è una serie molto 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 lunga, è una serie sicuramente difficile da dirigere. Chi dirige One Piece non dirige solo One Piece, quindi non è difficile perdersi nei meandri di quello che è One Piece. Certo, un assistente che cura determinate cose e ricorda al direttore che alcuni personaggi hanno già avuto una determinata voce senza riutilizzarla, sarebbe potuta essere comoda, diciamo. In America come si chiama Rubber? Ma in America è mega censurato One Piece, a parte che non lo so come si chiama. Però tipo Sanji c'ha il lecca lecca al posto della sigaretta. Sì, le pistole sono degli sparatappi. Ma sul serio? Sì, la marina militare è riscritta Navy. Ma dai. Sì, sì, sì. Ma molte cose, tantissime. Tipo, vabbè, Navy ci sta. La bocca di Rufy che si apre tutta lunga è cancellata e c'è solo il sorriso, non c'è la bocca aperta. Assurdo. Ci sono censurate le scollature. Poi ci lamentiamo noi. Vedi, vedi, gli americani sono dei tossici di merda. Ciao Mauri, ti voglio bene. Col cuoricino. Volevo chiederti cosa ne pensi delle persone che allo stand di Luca ti chiedevano la foto senza prendere il tuo DVD o il gioco. Io trovo questa cosa moralmente sbagliata. Secondo me un artista
artista bisogna sempre supportarlo se ti piace. Allora, diciamo che io sono sempre disponibile con tutti, lo hai visto se eri lì. Mi chiedono la foto, è ok, mi chiedono l'audio, ok, mi chiedono il video saluto, ok. Faccio tutto, non c'è problema. È vero che l'essere corrisposti non dispiacerebbe, anche perché io ho un film autoprodotto. Quando parlo di autoproduzione non parlo l'abbiamo prodotto noi come Cotto e Frodo, abbiamo prodotto noi come tutti, perché il crowdfunding è stato un contributo degli iscritti, quindi è una cosa di gruppo, l'abbiamo fatto tutti insieme questo film. Quindi tu non è che devi comprare DVD della mega produzione americana che ha speso 2 milioni per farlo e ne ha guadagnati 10 milioni. Noi abbiamo speso una cifra ridicola per produrre un film, quindi la spesa nei confronti del DVD non è perché mi dai dei soldi, anche perché a me viene veramente pochissimo di quei soldi del DVD, ma è per dimostrare che stai supportando una realtà che sta cercando di farsi spazio a gomitate. Quindi sì, quando mi dicevano, noi facciamo la foto, yes, mi fai anche il video, sì, mi fai l'audio, sì. E io dicevo, ragazzi, c'è il DVD di Cotto e Frullato. Ma no. Uno mi ha detto, no, grazie, mi spiace. Gli ho detto, ma mi spiace a me per te che ti perdi un mega film. Ovviamente ci rimango male quando fanno così. Figli di puttana. Bomba Mauri! Ho delle perplessità su dei prodotti che avevo intenzione di comprare su Prozis, ossia quelli che aiutano a dimagrire, tipo blocca grassi, blocca carboidrati, CL. Mauri, sai che hanno fatto un anime sulla Marvel e che il personaggio di Deadpool, Death, è stato doppiato dallo stesso doppiatore di Dio Brando? Sì, lo sapevo. Chi è Deadpool? Non ci sono domande su Prozis. Me la invento io, Prozis, aspetta. Dato che mi accusano di inventare le domande su Prozis quando in realtà ce ne sono mille, io mi chiedo che cazzo mi devo inventare a fare le cose se ce n'ho. Cos'è Prozis? Prozis è il mio sponsor, questo qui tra l'altro, che è rosso. E di cosa si occupa Prozis? Allora, voi vedete il fatto che io sia così incredibilmente bello e in questo momento schifosamente secco, perché non sto mangiando, no, scherzo. Prozis è un sito di integrazione alimentare, abbigliamento sportivo. Ragazzi, sono uscite le felpe nuove, le ho già prese io. A bestia, poi ci fanno anche le mutande, i calzini. Insomma, per chi vuole rimanere in forma, vuole seguire un'alimentazione corretta, vuole integrare in modo corretto per ottimizzare il proprio allenamento ed ottenere dei risultati fisici, perché è vero essere belli, è vero essere intelligenti, è vero essere incredibilmente modesti, ma è bello anche, insomma, tenersi in forma e allenarsi, poi per tutti i tipi di allenamento, ho gente che mi segue che fa qualunque cosa, calisthenics, powerlifting, per le donne che fanno crossfit, insomma. Le donne fanno crossfit? Sì. Con le corde? Sì, ma è da donna, no? Sì, sì. E se utilizzate sul sito il codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto, ragazzi, 10% di sconto, aumentando il numero alla fine di MERLUZ, non aumenta lo sconto. Volevo dirti che ti adoro. Grazie. Sinora ti conoscevo solo per il tuo lavoro, ma da quel poco che sto vivendo, da quando ti seguo su Instagram, posso dire di apprezzarti anche come persona. Grazie, signorina gnocchetta. Faresti un dialogo epico tra Ragnar e Pluto? Ti prego, sei il mio idolo, i tuoi video mi fanno sempre ridere, sei un grande. Ma Pluto non parla. Pluto è un cane, fa. Pluto, vieni qui. Ma che cazzo? Ciao Mauri! Ti sei mai trovato nella situazione di dover doppiare qualche scena così seria da farti scoppiare dalle risate e sembrare un completo idiota? Grande Mauri, simpatico e massello, allo stesso tempo continua così. Se la scena è seria, perché dovrei mettermi a ridere? Beh, riderola. Allora, vi spiego una cosa che ho già detto altre volte. Per fare il doppiatore bisogna essere degli attori. Per essere un attore devi medesimarti nella scena che stai doppiando. Se la scena è seria, che cazzo devo ridere? Magari c'è una scena comica e non riesco a farla perché mi viene troppo da ridere. Ma nella scena seria che cazzo ridi? Io non vi capisco. Ciao Mauri, ma se il gatto va gatton gattoni, il coyote, come va? Bene, direi che con questa possiamo chiudere questo What the Fusk. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, condividetelo, fatelo vedere ai vostri zii, cugini, parenti, compare e nipoti e iscrivetevi al canale. Insomma, seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Ask, dove potete farmi le domande che io poi leggerò nei video, e noi ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma lo farò.